Sappiamo già che la firma digitale, avendo pieno valore legale, al pari di una firma autografa, può essere apposta su qualunque documento digitale che necessiti di essere firmato. Si intuisce facilmente l'ampiezza degli scenari possibili per il suo utilizzo, e non solo in ambito professionale. In ogni caso, imprese e professionisti possono farne largo impiego per firmare contratti, fatture, bilanci, ordini di acquisto, verbali di riunioni e comunicazioni con la pubblica amministrazione. In particolar modo, uno degli utilizzi principali è proprio la possibilità di comunicare con la PA, tra cui ad esempio la Camera di Commercio, il Comune, l'INAIL e l'INPS. Inoltre, la firma digitale è essenziale per il deposito di bilanci o per firmare dichiarazioni e atti costitutivi da presentare al registro delle imprese. E sai che in alcuni casi è obbligatoria? Già, ad esempio in casi di finanziamenti o bandi pubblici, la firma digitale diventa requisito essenziale e la sua mancata apposizione sui documenti diviene una vera e propria causa di esclusione. Del resto garantisce la certezza della provenienza e la piena assunzione di responsabilità da parte di chi presenta un'offerta. Ti starai chiedendo se la firma digitale può essere utile anche per i cittadini privati. La risposta è assolutamente sì. Per esempio, in ambito privato la firma digitale può essere utile per sottoscrivere richieste da inviare digitalmente alle PA, firmare accordi e contratti con altri privati, con imprese o con le PA e verificare la firma apposta su un documento elettronico ricevuto. Vuoi scoprire altri dettagli sulla firma digitale? Vai al prossimo video!